Buongiorno cari amici, oggi abbiamo dei gamberoni e insieme prepareremo un sughetto molto gustoso e cremoso. Innanzitutto togliamo una testa e non la buttiamo perché ci serve per qualche altro sugo. Poi iniziamo a pulire, a togliergli il carapace. E tutte le branchiette. Infine, da ogni gambero dobbiamo togliere questa parte che è l'intestino, quindi andiamo ad incidere sulla schiena, apriamo e infine lo sfiliamo, perché questo poi è proprio intestino e a noi non serve. Ecco, questo è il nostro gambero pulito. Adesso li vado a pulire tutti. Ho pulito i gamberi e ne lascio 4 interi, gli altri li taglio a pezzetti. Questi mi servono per decorare la pasta e questi qua li useremo nel sugo. Prendiamo 4 pomodori rossi maturi e li tagliamo a pezzettoni. Allora, in una padella, io sto usando un wok, tagliate grossolanamente dei pezzi di aglio. Aggiungete un pochino di olio di oliva. E qui metteremo a rosolare un pochino di gamberoni. Mettiamo prima quelli più grossi. E anche quelli a pezzettini. Devono cuocere pochissimo. Lasciamo circa un minuto e mezzo girandoli sempre. Ecco, sono cotti e li vado a mettere, mantenendo, conservando sempre l'olio con l'aglio, perché qui ci andremo a far cuocere i pomodori che abbiamo precedentemente tagliato. Perfetto. E facciamo continuare a cuocere il pomodoro finché vi sembra cotto. Nel pomodoro ce lo metto subito il sale, perché così il sale aiuta a sciogliersi, a staccarsi prima la buccia, e lo lascio andare così lentamente, come si fa la classica passata di pomodoro. Metto al minimo il gas e aspettiamo qualche minuto. Prendiamo un contenitore dove ci ho messo del prezzemolo tritato e io aggiungo 4 foglie di basilico, una mozzarella tagliata a pezzettoni, i gamberi tritati, pezzettino, e un pochino dei pomodori che abbiamo cotto precedentemente, un po' di pepe. E passiamo al mixer, facciamo una crema. Ecco, la crema è fatta. Come vedete è venuta piuttosto densa,
qui a freddo ci aggiungeremo un goccino d'acqua della cottura della pasta senza metterla sul fuoco questa crema, mi raccomando. E con questa e i pomodori andremo a condire la pasta. La pasta è pronta e la trasferisco insieme ai pomodori. Ricordatevi che questa operazione va fatta fuori dal fuoco, anche se dovesse arrivarci un po' d'acqua di cottura, non fa nulla perché la nostra crema è molto densa, la crema che metteremo successivamente. Ecco, le nostre farfalle stiamo rigirando nella crema di gamberi. Le nostre farfalle con la crema di gamberi.